Non è mai servito l'idraulico? No, per fortuna, fanno le gonne. Se si rompe un tubo in casa c'è da tremare, perché a chiamare l'idraulico, si dice, sono dolori per il portafoglio. Ma quali sono i costi corretti di un intervento? Non c'è un tariffario, per cui tu quello a fiducia dell'artigiano, sull'onestà e sulla capacità anche, perché poi ammollano delle sole. Il problema è che non esiste un tariffario unico, le camere di commercio hanno depositati i tariffari che vengono applicati dagli artigiani. Per esempio a Ravenna la sostituzione di un lavabo con colonna deve costare tra i 368 euro e i 441 e la manodopera tra i 25-29 euro all'ora, sempre che non sia festivo. La difficoltà per il consumatore di accedere a questi tariffari fa sì che il mercato sia tale per cui ci capita spesso di ricevere consumatori che si lamentano di aver pagato cifre esorbitanti per interventi di poche ore. E se è vero che i pezzi possono costare pochi euro, bisogna vedere il lavoro che si sviluppa. Questo non si vale per lavandino, è normale, 12 euro. Quindi che c'è dentro? Il sapone, quello che serve per... Bulloni, dadi. Tutto è completo. Ok. Montando un sifone vecchio si spacca il muro perché ci sono impianti vecchi col piombo o qualcosa e allora il prezzo cambia. Va rifatto tutto l'impianto. Può capitare che costa viene un sacco di soldi il lavoro, può capitare. Poi dipende dai drambi.